La crema pasticcera, non una crema pasticcera. E col sistema cubo questo è possibile. Non solo un guadagno di tempo, ma un guadagno di qualità della vita in laboratorio. Perché grazie al sistema cubo riusciamo a fare una crema pasticcera in pochissimo tempo. Che sia la vostra, che sia la mia, non cambia nulla. E soprattutto tutto il mondo delle creme cotte. La mia crema pasticcera col sistema RoboCubo, semplice, ma semplice non vuol dire facile. Mettiamo tutto all'interno, spingiamo semplicemente il bottone Start e la nostra crema in pochi minuti sarà pronta. Ma non solo, perché tempo vuol dire qualità del prodotto e della vita. Vado. Inseriamo tutti gli ingredienti all'interno, senza escludere nessun ingrediente della crema pasticcera, e poi semplicemente richiamiamo la ricetta. Basta un click e la crema in pochi minuti sarà pronta, ma non una crema, la crema pasticcera firmata Leonardo Di Carlo per il sistema Cubo. Quello che state vedendo ora è semplicemente il sottovuoto che agisce sulla crema pasticcera, facendo in modo di raffreddarla rapidamente e dare una palatabilità al prodotto unico. Questo è fondamentale per tutti i prodotti che non hanno bisogno di aria all'interno. L'aria all'interno in questo caso ci permette anche una conservazione maggiore della nostra crema pasticcera e dintorni. Dico dintorni perché tutto il mondo delle cotture a base di amidi, uovo e altri liquidi è possibile. Come vedete adesso il prodotto è più fermo perché è quasi più raffreddato. In questo caso vuol dire che siamo già a 40 gradi in fase di raffreddamento. Abbiamo la parte esterna delle pareti dove circola l'acqua di rete che raffredda. E inoltre il grande aiuto del sottovuoto, ripeto, per ottenere una crema con una palatabilità incredibile. Se non avessi il sistema cubo, naturalmente questo tipo di struttura della nostra crema pasticcera non sarà mai possibile ottenerla, né a mano né in altre tecnologie. Questa è la fase di emulsione finale del prodotto. Come vedete, la crema è lucida e semplicemente vellutata. Non c'è un grumo perché grazie alla cottura controllata non abbiamo nessun grumo di amido e di coagulazione del tuorlo. Sembra morbida, ma non lo è perché è ancora tiepida. Tutti gli amidi in fase di raffreddamento agiscono con il loro potere addensante. E voilà. La nostra crema pasticcera è pronta per essere dressata sulla nostra sfoglia caramellata. Crema pasticcera. Lamponi. Menta fresca. Un po' di pasta sfoglia. Ed infine una grattugiata di pistacchio. In tutto ciò un sogno che diventa realtà. Buon appetito con il millefoglie by Leonardo Di Carlo e Sistema Cubo.